prima dell'inizio della gara il direttore Gigi Calabrese consegna una targa alla società Città di Rosolini in memoria del giocatore recentemente scomparso Antonio Malandrino. Antonio, adesso vola più in alto. Il capitano del Palazzolo, Omar Diop, consegna un omaggio floreale sotto la gradinata ospite. Comincia nel ricordo di Antonio Malandrino, il giovane portiere della Rosolini tragicamente scomparso, il derby d'alta quota tra Palazzolo e Rosolini, al termine del quale arriverà la prima sconfitta della gestione di Gaetano, che manda in campo Vitale, Mollica, Boncaldo, Spinelli, Diop, Peluso, Sprovieri, Bonfiglio, Terranova, D'Amico, Pepe. Il Rosolino risponde con Mangione, Giuffrida, Mannino, Iuculano, Messina, Lopez, Castro, Tiralongo, Aguriac, Ricca, Franzino. Il primo tentativo è dei padroni di casa con D'Amico dalla distanza. Il Rosolini risponde con un tentativo di Ricca in acrobazia. Il Palazzolo ci prova con calci da fermo, prima con Diop. Poi è reattivo Mangione nell'allontanare il pallone. Alla mezz'ora l'azione che determina il risultato, il pallone di Aguriac viene intercettato da un braccio di Peluso e rigore che Ricca realizza con freddezza. Il Rosolini gioca meglio e semina il panico nella difesa dei padroni di casa spingendo molti palloni nell'area di rigore della formazione giallo-verde con Vitale che si fa trovare pronto. La reazione del Palazzolo è in questo cross di Mollica controllato da Mangione. Nel secondo tempo ospiti vicini al raddoppio, il palo salva Vitale, poi il portiere prontissimo sul secondo tentativo sempre di Franzini. Il Palazzolo finalmente si scuote, l'azione dei padroni di casa diventa incisiva, il lancio in avanti è perfetto per Terranova che incredibilmente spreca davanti al portiere, poi nel prosieguo dell'azione la palla viene allontanata dalla difesa. Ancora il Palazzolo a rendersi pericoloso con un'azione elaborata in area di rigore con Terranova che viene anticipato. Ma è ghiottissima l'occasione per il subentrato Fichera che a pochi metri dalla porta non sfrutta il cross preciso di Pepe. Nel finale il Palazzolo si butta disperatamente in avanti, c'è una prima occasione per Diop. La seconda sfuma per una presunta posizione di fuorigioco. Poi quando Fichera è preciso nel colpire il pallone, la risposta di Mangione è strepitosa. L'ultima azione del match è per il Rosolini con una insidiosa punizione.